spacca in due la nostra, mentre noi spacchiamo invece il minuto, perché ci colleghiamo con www.pianetazzurro.it. come tutti i mercoledì incontriamo il direttore editoriale di questa magnifica testata per parlare di Napoli. Vincenzo Letizia, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio, buono a te e agli amici in ascolto. Allora, è già quasi un mese che abbiamo inaugurato questa rubrica, sta piacendo moltissimo agli ascoltatori. Ricordo misteri, allenarsi coi perché, tutti quelli che sono i vostri dubbi, le vostre curiosità, a queste curiosità, a questi dubbi, potete sviscerarli qui perché noi vi diamo risposta attraverso proprio la competenza giornalistica di Vincenzo Letizia di pianetazzurro.it. La rubrica la trovate anche pubblicata sia sul portale sia sul cartaceo, del quale magari parliamo in chiusura. Vincenzo, partiamo col primo. Guido da Napoli ci ha scritto a bruno@radio.nuovo.it. Perché Aurelio De Laurentiis non vuole concedere il San Paolo a Fabio Cannavaro? Primo mistery di questo mercoledì. Io non credo che non voglia concedere il San Paolo. Il problema è che la data che è stata scelta dall'entourage di Fabio coincide con dei lavori di rifacimento, di ammodernamento che dovranno essere fatti nell'impianto di fuorigrotta. E quindi si tratta soltanto di, come dire, di coordinare le due volontà, di mettersi d'accordo sui tempi e sulle organizzazioni, e credo che sicuramente questo avvenimento, questa partita verrà disputata. Apro subito una parentesi, se mi consenti, caro Bruno, su questo aspetto. Sì. Insomma, è importantissimo a mio modo di vedere far ripartire o ricreare Città della Scienza. Credo però sarebbe più opportuno a Napoli ripristinare il manto stradale, che è davvero in una situazione pessima, insomma lì magari sarebbe più urgente, non so, una manifestazione, visto che il sindaco non ha i danari per svolgere il proprio ruolo. Insomma, sarebbe, secondo me, è importantissimo più una cosa del genere che non Città della Scienza. Beh sì, si potrebbe fare uno spot su questo, milioni di pneumatici ogni anno a Napoli perdono. Appunto. No, effettivamente. Appunto, come ieri mi è capitato. Infatti, poi quando ti capita ci pensi, però in realtà succede a tantissime persone. Immagino anche che siano all'ascolto tante altre persone che stiano applaudendo al tuo pensiero, per quanto è importante, come giustamente sottolineavi anche tu, far ripartire Città della Scienza, che è un polmone artistico culturale dell'Europa, non solo della nostra città. Andiamo al secondo mistery. Marilena ce l'ha scritto da Pomigliano d'Arco, provincia di Napoli. Perché Himmler, Gökhan Himmler, parliamo di un giocatore del Napoli, viene continuamente difeso? I milioni di euro spesi per averlo sono stati mal investiti, lo dimostra il Napoli delle ultime domeniche. Ma guarda, senz'altro, i milioni investiti per il centrocampista svizzero sono stati sicuramente esagerati, ingenti, però resta un giocatore sicuramente affidabile, un buon centrocampista che, a mio modo di vedere, svolgerebbe meglio il proprio compito in campo con un centrocampo diverso. A Udine giocava a tre, non era neanche lui il regista, ricorderai sicuramente Bruno, c'era nel primo anno c'era D'Agostino e poi successivamente era San Marco il centrale. Sì. Con Hiller e Pinzi ai lati, quindi è un giocatore, secondo me, che gioca meglio in un centrocampo a tre. Il centrocampo disegnato, la mediana disegnata da Mazzarri prevede solo due mastini, e in questo momento devo dire, seppur Zemaivi non è proprio un mediano di contenimento, sicuramente sta facendo bene Mazzarri a insistere su, e ci mancherebbe altro, visto che ha segnato 4 gol in una settimana, sta facendo bene a insistere su Zemaivi e su Berani. Però insomma non sottovaluterei il futuro, in futuro l'impiego di dire che comunque secondo me resta un buon giocatore. Qualche castagna da fuoco quest'anno, insomma, ce l'ha anche Toppa, ricorderai, proprio visto che tra fine settimana si giocherà il big match contro il Milan, ricorderai proprio l'andata, quel sicuro di che sorprese Abbiati. Insomma, è un giocatore che comunque va ritrovato, magari si poteva pensare prima che non era proprio adattissimo al modulo di Mazzarri, però insomma, ripeto, nella nazionale svizzera è uno dei giocatori
più importanti sicuramente il leader, e quindi insomma non, è più secondo me una questione di modulo che non delle capacità del calciatore. Chiudiamo i misteri con Marco che ci ha scritto dalla provincia di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, rispetto ad Antonio Conte alla Juventus, perché in conferenza stampa Antonio Conte ha pianto gettando già la spugna? Secondo me la Juve la qualificazione rischia di perderla con la testa. Ha sentito Mazzano, insomma. Insomma, voglio dire, visto che lo imita nel modulo, probabilmente lo stava imitando anche negli atteggiamenti, insomma. In certi casi può funzionare questa strategia psicologica di gettare le mani avanti. Però diciamo che il risultato sicuramente è pesantissimo, per carità, due gol di vantaggio sono difficilmente recuperabili. Il Bayern, a mio modo di vedere, è sicuramente una delle candidate a vincere la Champions, è uno squadrone, non si discute, però insomma qualche chance ce la può avere anche la vecchia signora, che insomma magari in campo internazionale non aveva tutti i vantaggi che ha in Italia da tutti i punti di vista, però insomma resta una squadra che in casa se trova, se imbrocca la serata giusta, può anche spaventare il Bayern Monaco. Bene, questa sera di scena tra l'altro i quarti di finale Barcellona-Paris Saint-Germain, partita sicuramente molto più spettacolare, poi Juventus-Bayern Monaco, insomma tutti attaccati ai televisori per vedere i due quarti. Vincenzo, Letizia, io ti ringrazio, ricordo che per sottoporci i vostri dubbi, le vostre curiosità, insomma per far pervenire un mystery alla nostra trasmissione Radio.9 a Pianeta Azzurro, basta scriverci o via sms al 380 127 2000, oppure all'indirizzo mail bruno@radio.nuovo.it. Vincenzo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e naturalmente appuntamento a mercoledì prossimo, quando parleremo anche della versione cartacea del tuo magnifico portale. Grazie Bruno e buon proseguimento. Grazie, buon lavoro a Vincenzo Letizia.